esperti, ai medici che parlavano di altre cose, voglio dire che chi... ...Adriatica, partorisci per le morte, preziosità del creato di una canzone calma. Pescata dal sole, dai lacci penetranti, illuminata dalla luna e dalle stelle più ardite. Dopo il tuo parto, Zara, ondeggiano gli alberi, spumeggianti e alteri cullando il frutto d'oro, artefici del paesaggio esclusivo e ricercato. Bellezza e fascino come opera d'arte, vanità e orgoglio delle mani calabre che offrono al mondo il delicato figlio. Vivere in maniera gioiosa, ecco che conservo dentro di me queste emozioni che mi hanno inciso profondamente e che adesso so sentire in Bergamotto mi riportano nel tempo passato. Quindi l'accento sul Bergamotto della nostra terra, e noi dovremmo costruire, come facevo da bambina, questi grattacieli di Tirrenica possa essere, possa arrivare in tutto il mondo, ma non soltanto in questione di soldi, ma anche in questione di emozioni. Noi dobbiamo anche esportare, io vorrei che ci fosse qualche esportatore, vorremmo esportare. Dove si legge, vediamo anche riportato nel nostro invito, il carrettiere si sollevò sulla punta dei piedi per infilargli la redingote di panno marrone, gli poste il fazzoletto con le tre gocce di bergamotto. Parole queste che ci ricordano, come recitano i versi di Natina Pizzi, che la seduzione figlia del bergamotto. Io saluto tutti a nome della città di Melito. Complimenti per la scelta del titolo di questo convegno, Sua Eccellenza il Bergamotto. In effetti è Sua Eccellenza il Bergamotto qua da noi, perché ha assunto nel corso degli anni un'importanza specifica e soprattutto un'importanza economica, che ha determinato nel corso degli anni una connotazione nella nostra cittadina, nella nostra città di Melito, ma soprattutto nell'area del Melitese. E qui in questa fascia che questo agrume viene coltivato con veramente con grande dedizione prima, poi per problemi anche economici legati al su e giù del costo e dell'andamento del mercato, purtroppo molti hanno dovuto abbandonare questa cultura. Io quando sono stato vicepresidente della provincia fino all'ultimo anno, nel 2011, abbiamo destinato per Melito Cortosato proprio perché ritenevamo come giunta provinciale che questa fosse la patria del Bergamotto, abbiamo destinato 50.000 euro per il museo del Bergamotto che vedrà la luce da qua a breve in questa struttura proprio. Anni di coltivazione al di fuori del nostro territorio. La sua essenza è insostituibile e in vano è stato il tentativo di una produzione sintetica di essa. A favore di centinaia di coltivatori, fondando l'Assoberg e contribuendo, congiuntamente all'avvocato e al servizio, visto che è molto emozionato, alla nascita dell'Union Verde. Gli altri, credo un po' tutti, non dobbiamo più emozionarci. C'è un fatto che io riesco ad ottenere, non postumo, i riconoscimenti che purtroppo per cui sono arrivato alla fine della sua esistenza su questa terra. Beh, ma il ricordo è vivo e in tutti noi, anche perché io l'ho definito come la fiammella che è riuscito a tenere accesa per tutto il periodo di buio, di crisi del Bergamotto, cercando di creare incontri, di smuovere dall'apatia generale un po' tutti i produttori. Produttrici di olio essenziale sintetico erano riusciti a imporre nel mondo questo convincimento che aveva portato all'abbandono da parte anche degli utilizzatori finali di questa
di questo prodotto. In più c'era stata qualcosa, le oscillazioni eccessive che avevano determinato anche quelle dell'abbandono. È chiaro che il prodotto di sintesi, quello regolato nei laboratori, può essere portato sul mercato a un prezzo stabile. Quello determinato dalla natura è chiaro che subisce anche quelli le condizionamenti delle annate agrarie. E voi sapete benissimo che ci sono annate in cui si produce qualunque prodotto agricolo e anni in cui se ne produce molto di meno. Ma comunque tutta questa serie di coincidenze o di concause avevano determinato quasi la fine del prodotto. Addirittura vi dico che solo 4 anni fa il prezzo dell'essenza è sceso ad un livello tale che non era più conveniente produrlo. Beh, addirittura era sceso ai 17-18 euro al quintale, e quindi veramente creava ormai quasi l'abbandono generalizzato un po' di tutte le coltivazioni della nostra zona.